E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sì, avete letto bene dal titolo che forse è possibile che uscirà una skin di Predator. Però nel pass battaglia, nella sezione, andiamo a vedere subito, nella sezione ricompense segrete. Perché noi sappiamo che ci sarà un costume con tutte le sue cose. Con tutte, cioè tutto quanto inerente al costume. Quindi, se scopriamo il costume, scopriremo tutti gli altri oggetti. Però, allora, prima di tutto, lo metto anche qui. Probabilmente ci sarà non la skin di Mida come avevamo pensato, ma potrebbe anche essere, cioè, è l'ultima delle nostre ipotesi. Però, prima di dirvi ciò e farvi vedere il concept della skin di Predator, vi ricordo di lasciare like e iscrivervi al canale, lasciare un like e condividerlo con i vostri amici e seguirmi nella page di Instagram, sempre con lo stesso nome, Kitsune Gameplays. Ok, andiamo a vedere, detto ciò, la skin di Predator. Ok, questa è come si presenta la skin, quindi voi non vedete più la mia schermata, ma la skin. Quindi abbiamo questo concept della skin, quindi non sappiamo se la skin uscirà in questa maniera o se verranno, se uscirà un po' più dettagliata, perché giustamente è appunto una rivisitazione della skin. Però è molto probabile che esca Predator perché abbiamo una parte della mappa che si chiama Fortezza Furtiva. Una parte, penso che sia qui vicino, che c'è appunto un particolare del film. Io ora non ho visto il film, però ho visto che questa specie di camioncino che ora mi metterò fa parte del film, perché in pratica questa macchina veniva fatta girare con dei fili che erano presenti anche in una scena del film. Ma è anche probabile che esca il signor Jonesy, che è quello poi alla fine del personaggio principale di questa season, che ci sarebbe molto di più di Predator nel film. Però non sappiamo se sia lui o uscirà una sua skin nel negozio oggetti. Nessuno ci può dire di no. Però sinceramente sarebbe più idoneo mettere il signor Jonesy dentro il pass battaglia, perché che fa? Jonesy ha chiamato tutte queste skin che noi avremo per appunto aiutare a salvare il Nexus. Cioè no, il Nexus è stato aperto, diciamo, perché noi nella mappa vediamo questo punto zero che è di fuori. Allora Jonesy, in questo caso, se voi non sapete la storia, ha chiamato tutti questi personaggi. Quindi di conseguenza, cioè, sarebbe più idoneo avere questo agente Jonesy. Vi lascio la foto anche del cartone, per farvi capire insomma di chi sto parlando. Ma può darsi anche che, dato che nel pass è presente, come avevo detto nel vecchio video, andatevelo a vedere, che dato che c'è il poster di Mida, facciano uscire Mida femmina. E quindi collegarsi a un vecchio pass, oppure come nella migliore dei casi ci sia Predator. Anche perché vi faccio vedere questa skin, cioè questa pre-immagine, dove c'è questa skin più dettagliata di Predator. Con scritto Fortnite The Predator Join the Wound. Non so se l'ho detto bene, non so bene l'inglese. Hanno fatto un concept anche di questo. Perché un'altra cosa, un'altra similitudine,
che avete visto come si chiamano, raccogli il piccone di Alexa? Ve lo faccio vedere anche qui, cioè per non dirvi che sto dicendo una stronzata. Allora, questi sono le sue le sue lame. Ma se noi lo vediamo in questa foto, le lame possono assomigliare a questo simbolo che vi faccio vedere. Questo simbolo era già stato visto nella Season 4, Season X e un'altra nel capitolo 2 della Season scorsa, quindi la 5. Però vi lascio proprio l'immagine con scritto ciò. Quindi di conseguenza noi non sappiamo se ora uscirà Predator o Mida, o Mida uscirà nella crew come è successo con Arrow. Non lo sappiamo. Quindi queste sono per ora i concept che sono stati fatti. Quindi abbiamo disponibile tre tipi diverse. E un'altra cosa, noi non so se questa settimana, non penso proprio, la prossima, dato che probabilmente questa settimana, non questa o forse quella che verrà, dovrebbe uscire un nuovo aggiornamento. Infatti già hanno avvisato che praticamente hanno già avvisato che le decorazioni di Natale, infatti facciamo anche una partita per vedere se effettivamente l'hanno tolte, tutte le cose di Natale sono state rimosse e ci sarà questo nuovo aggiornamento, però noi non sappiamo ancora che ci sarà in questo aggiornamento. O verranno messe le skin queste, cioè queste che ricompense da sperare, o non lo sappiamo. Comunque, queste co costumi, cose da svelare, verranno messe o la settimana prossima, che sarebbe la settimana 7, o la 8. Quindi non penso che la metteranno la 6, ma tutto è possibile su Fortnite. Allora, di conseguenza, potremmo svelare o giorno dopo giorno, o settimana, come fanno di solito il giovedì, danno gli incarichi leggendari e epici. Potrebbero dare, potrebbero dare, che ne so, iniziamo con lo stendardo, poi l'altra settimana le motion, lo spray, la schermata di caricamento, il costume, la copertura, il dorso decorativo, l'emote integrata e lo strumento raccolta. Che poi alla fine questa emote integrata ci fa capire che sicuramente sarà quella di Predator, perché o sarà quella di Mida, ho pensato, questo è il mio pensiero. Ho pensato o è la skin di Mida che magari si trasforma tutto in oro o diventa normale come la skin normale anche di Mida. E quindi ci hanno fatto questa emote integrata. O è veramente Predator? Perché Predator, che io sappia, ha tipo una in un occhio. Infatti c'è anche nel concept. Anche se voi non lo vedete, ma è uscito anche dei video. Però io non ho messi perché non sono riuscita a prenderli. Comunque, di conseguenza, c'è questa skin, questo concept, che ha questo occhio laser rosso che fa questo movimento col laser. Quindi ho pensato l'emote integrata magari della skin di Predator, proprio perché ha questo occhio che si muove, e magari l'emote integrata è questa che si muove questo occhio. Cioè, ho pensato proprio così. Poi non lo so. Sinceramente, almeno da concept, a me non piace molto la skin di Predator. Devo essere sincera, volevo più quella di Genesi o di Mida, perché ogni volta nei pass mettono poche skin da femmina. Questa volta hanno messo delle skin, tre skin da femmina. Quindi dico, di conseguenza, oddio, ci sta anche che mettano una skin da femmina, perché effettivamente ce ne sono molte da maschio di stili diversi. Però potrebbe essere anche che Mida uscirà con la crew di Fortnite. Purtroppo ora abbiamo meno possibilità di avere skin
è più carine perché la mettono ovviamente ogni mese nella crew di Fortnite, perché ogni volta devono fare skin diverse, quindi di conseguenza è più difficile creare. Comunque lo scopriremo presto, appena lo scoprirò ve lo farò vedere quali saranno le coperture e i costumi. Ok, ieri è uscita questa skin bellissima che ha due stili diversi, ve li faccio vedere. Il primo è questo e il secondo è quella normale. Sembra molto quella skin da gatto che uscì tanto tempo fa negli altri pass. Quindi l'ho shoppata proprio perché mi piaceva questo fatto che diventava sia colorata di rosa e sia normale. No, non voglio fare coppie, no, no. Proprio no, coppie no. Allora, facciamo una singola e andiamo a vedere, vediamo se un po'. No, rianima compagni, lo devo fare da sola. Vediamo un po', eliminazioni con esplosivi. Boh, forse quella di Gatto Grill possiamo andare a fare. Raccogli pietra. Ma sì, andiamo a farlo. Anche se so pochissimi, pochissima exp, però. E qui devo fare distruggi struttura a fa schifo mai. Vabbè, vediamo quale è più semplice e dove ci ferma più o meno il bus e andiamo. Comunque ragazzi, dopo queste notizie mi raccomando, iscrivetevi così sapete al 100% quale skin uscirà, perché io poi mano a mano che ho altre notizie vi aggiorno. E vi aggiorno anche sulla mia pagina di Instagram, quindi andate a iscrivervi anche nella pagina di Instagram perché è importante. Prima di tutto iscrivetevi su YouTube e poi su Instagram. In modo tale che avete più probabilità di sapere che skin uscirà nel pass. Comunque per tutti quelli. Ah no, andiamo a Gatto Grill. Forse. Per tutti quelli che non hanno il pass RIP. Di conseguenza niente. Cioè non penso che interessi l'argomento. Comunque, una cosa importante che volevo dirle, no, è tornato di nuovo l'autobus e non ci stavo facendo più caso perché da una vita che non vedo il bus normale, perché essendoci l'evento poi di Fortnite e di Galactus, poi l'evento di Halloween e poi quello di Natale tutti insieme, insomma, il bus normale non me lo ricordo più. Allora, un'altra cosa, se volete scrivetemi i vostri ID sotto ai commenti di YouTube, che io poi vi inserirò e farò aprirò una cosa in creativa, cioè aprirò la mia creativa per giocare tutti insieme. Se avete voglia di giocare tutti insieme, apro una creativa e magari facciamo qualcosa insieme, non lo so, dei giochini o delle battaglie di PvP, come decidete voi, come volete voi. E farò questa selezione, cioè giocherò con voi, non la selezione, scusate. Ero concentrata a capire dove si trova la cassa. Sono molto curiosa. Ah, ecco. Comunque, se volete giocare insieme a me, avete la possibilità in un video, che poi vi dirò la data, il giorno e l'orario. Quindi iscrivetevi se volete appunto sapere la data, perché io la dirò sotto a uno degli ultimi video, come faccio di solito, dove vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividerlo a degli amici che magari giocano a Fortnite. Magari voi vedete questo video e pensate che sia giusto farlo vedere a un vostro amico e magari il vostro amico gli piace anche a lui e magari vi scrivete tutti e due, perché magari è utile il consiglio che vi ho dato. Ok, dobbiamo spaccare pietra. Molto facile questa missione, era anche non comune questa missione.
quindi la fa di doppia exp. Ok, vediamo se no, ora pietre vuole. Andiamo a rompere quelle pietre. E infatti, se voi ci fate caso, anche la neve sta cominciando a scomparire. E inizialmente, ah, vedi, vedi, manco a farlo apposta. Ora mi hanno dato anche la missione comune. No, rara, sto dicendo bene, di distruggere le pietre. Quindi voi fate sia quella comune e sia quella rara. E veramente andate easy. Ok, continuiamo a spaccare pietre. Eh sì, però le sto spaccando per pulire, non me le dà. Ah no, meno male che me la stavo a dare. A parte che voi potete pure sfidare Miao, però non mi interessa l'arma che do, sinceramente. Volevo solo completarvi la missione. Comunque questi giorni non stanno dando molte missioni. Io ho fatto quella leggendaria, che era difficilissima. Cioè, oddio, non era difficile, però era un po' fastidiosa, perché bisognava farla molte volte in partite diverse. E dovevate andare e dovevate sapere più che altro dove si trovavano i bot. Io invece lo sapevo già, l'avevo anche messo in uno dei miei video, perché voi vedetelo tutto comunque il video, perché io metto anche informazioni. Magari non scrivo la, ecco, la posizione dei bot, magari lo dico in un video e voi non lo saprete mai dove sono le posizioni dei bot. Che magari io faccio un video PvP, facciamo una partita, magari lo dico in quella partita, perché io di solito le novità le dico nelle partite, pure per parlare, non fare la scena muta. Vi dico le ultime novità, che magari sono anche quelle più minori, oppure quelle che magari non tutti ascoltano. Come ho fatto per esempio, che ho messo su Instagram che oggi erano uscite altre skin, e magari non interessa ad altri. E poi chi è veramente interessa se le perde queste cose. Quindi io vi consiglio di vedere tutto il video, in modo tale che lo sappiate. Comunque, oggi l'ho messo anche su Instagram, sono di nuovo usciti i balletti insieme. Balla insieme, una cosa del genere. Last Forever dovrebbe chiamarsi. Poi dopo ve lo faccio vedere nello shop. Bellissimo che quando scivoli si vedono ancora i fiocchi di neve, perché giustamente la neve non si è ancora sciolta, però si vede che si sta cominciando a sciogliere. L'unica cosa è che qua c'ho la montagna. Non fa niente che c'è la safe, tanto abbiamo scildini, cioè non scildini, splash, tutto quanto, quindi. L'unica cosa che mi dà fastidio è che vi faccio vedere tutto sto viola, perché non si vede veramente niente. Era giusto per farvi vedere la missione, come completarla. A proposito, voi avete completato gli incarichi epici? La prossima volta di questa settimana vi farò vedere come completarli tutti, che io di solito me li faccio sempre da sola e non li faccio mai vedere su YouTube. Se vi possono essere utili, li posso portare sul mio canale. Ok, facciamo le altre pietre, vediamo un po'. No, ancora non si è finita la missione. Vabbè, a parte che la missione è bugata, perché tipo me la dava in game, però poi alla fine non risultava. È una cosa incredibile. Cioè, tipo, tu la facevi, stavi raccogliendo pietra, a un certo punto ti sbuca la missione. E poi magari fai la missione, entrata completata, perché ancora non te la stoccata. Eh sì, Fortnite è un po' bugato, devo essere sincera, per queste cose delle missioni è un po' bugatello. Ok, mi finisco di fare la band, andiamo in safe, perché sennò
Non ce la faccio veramente. Ah, mamma mia, devo attraversare due città. Non so se ce la faccio. Oddio, morire di safe, no, vi prego. La cosa più orribile che può capitare. Comunque la skin si camuffa bene all'ambiente della safe. Ed è veramente bella. Apprezzo anche lo zaino, che sarebbe tipo un fantasma. Sarebbe, diciamo, il fedo, non so se si può dire, della mia skin. Alla fine. Ho finito anche le bende. Siamo proprio a posto. E abbiamo due splash contate, quindi direi di splasharmene appena arrivo o ho bisogno. No, questo è un pesce di Natale. Mamma mia, flopper. Ok, qua là giusto dopo l'inventario, no? Sta proprio una schifezza su inventario. È tutto di fretta, raga, è tutto di fretta. Quando devi c'è la safe è un problema, ragazzi. Dovete andare sempre di corsa. Infatti io le odio un po' queste safe lontanissime. Perché ultimamente è un pochino lontanuccia, eh. Va bene che noi ci siamo messi a spalare 100.000. No, a spalare, a scavare 100.000 pietre. Qua ci dovrebbe essere. Oh, chi è qua? Chi è il morto? No, forse è morto perché ha attraversato il lago. Ma non lo so sta cosa. Poverino. Ma non è magari uno degli gnomi che magari. No. Ho fatto una stronzata. No, 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 no. Si sta muovendo di nuovo la safe. No, raga, di nuovo. Run Simulator, parte 2. No vabbè raga, io non ce la faccio. Io non ce la faccio, stanno pure a sparare. Io muoio ragazzi. Questa partita muoio. Ma perché? Perché se. Beh, a parte i bug bellissimi. Oh, qua c'è un po' di verdura. Ditemi che non mi vedo. Cocco bello, cocco bello. Cocco bello. Io me ne vado, cocco bello. Me ne vado per la via del fiume, se no mi beccano qua in mezzo a tutte queste cose. Che già vedo che stanno sparando. Il pompetta. Dammi il pompetta. No! Non si è splashato. No! Che bug! Oh, ma si splasha? Oh no, è vero. Non si splasha. Non ci posso credere. No, no, ha fatto proprio schifo sta partita. No, no, io mi preparo perché ha fatto proprio schifo. No, ha fatto proprio schifo sta partita. No, veramente, cioè, ha fatto proprio pena. Proprio pena sta partita. Mamma mia, sta skin è un po' cringe. Versione tutta dorata. È un po' strana. Poi qualcosa di mistica, ancora peggio. E vabbè, dai. Anzi, sapete che vi dico? Dopo questa sconfitta io chiudo proprio. Cioè, dopo questo fail incredibile, chiudo proprio. Chiudo proprio, ragazzi. E vabbè. Vi voglio far vedere un'ultima cosa. Ah, questo era come si prende se andava lo zaino, perché non me l'avevo fatto vedere. Praticamente è un feto che vive dentro il mio zaino. Vedete, è tutto colorato di questo colore che ha anche sui tatuaggi. Perché io voglio farvi capire
che questo rosa esce dai tatuaggi ed è veramente carina. Io poi l'ho abbinata così, anche se la skin mi forse la cambierei, anche se non ho molti stili diversi, che uso sempre questa che è la mia preferita, Stella di Loto. Poi c'è questa ombra di Mido, però non mi ci piace molto. Vabbè, c'avevo... e questa era Wow Sparty. Avevo fatto anche un video di come si faceva. Vabbè. No, perché ci ho messo quella di... Dov'era? Ah, eccola. Comunque mi manca poco per sbloccare Alexa. Voi dove siete arrivati nel pass? Fatemelo sapere giù nei commenti. E ciao ragazzi! Got the mojo deal, we been trippin' like crazy. Pull out the coupe at the lot.